con la tua attività associativa hai creato anche insieme all'altro pilota Super GT Pray for Italy, e l'iniziativa è sfociata anche in una raccolta fondi per i terremotati di Amatrice. Tra pochi giorni potrebbe, anzi arriverà sicuramente, un mezzo che avete donato proprio alla comunità e al comune di Amatrice. Come è nata questa idea, Ronny? Ma già dopo il terremoto che c'è stato ad Amatrice, non solo nel centro Italia, del 24 agosto, ci sono stati molti messaggi di solidarietà da parte del popolo giapponese. Sono stato contattato e mi chiedevano cosa possiamo fare per aiutare l'Italia. In quel momento sarebbe stato facile per me concentrarmi sul mio lavoro e lasciare stare, ma non me la sono sentita. Ho detto, visto che c'è il popolo giapponese vuole aiutare, abbiamo messo in piedi questa associazione Pray for Italy, gestita dall'associazione che c'era già in piedi, Italians for Tohoku, per aiutare il Tohoku, il Giappone, dopo lo tsunami e il terremoto del 2011. E niente, abbiamo raccolto in questi mesi dei fondi, sia ricavati dal popolo giapponese, da persone che volevano donare, sia durante eventi come il Nismo Festival, che c'è stato a dicembre, manifestazione che organizza la Nissan tutti gli anni con un afflusso di 30.000 persone. E grazie a questo sono stati raccolti dei fondi importanti, e dopo aver fatto visita, è stata fatta visita dal nostro rappresentante di Pray for Italy, dal signor Marco, a ottobre, parlando con il sindaco di Amatrice Sergio Perozzi, presentandosi come persona nel mondo dell'automobilismo, ci ha chiesto dei mezzi per cercare di muoversi alla Amatrice, visto che è una cittadina, un paesino di montagna. E niente, quei fondi che sono stati raccolti, verrà donato una macchina pick up che sarà consegnata direttamente al comune di Amatrice in gennaio. Quindi tutto il supporto e il calore del popolo giapponese. Diciamo, il mio obiettivo sarebbe stato facile anche portare là di soldi, ma come ha voluto il sindaco, diciamo, verrà portato un mezzo, e su questo mezzo sicuramente poi vedrete ci saranno anche degli adesivi come grazie Giappone, e così verrà ricordato a lungo termine. Senti Ronny, è la prima volta in Italia, dopo aver ricevuto il riconoscimento della stella al valore, diciamo, consegnato direttamente dall'ambasciatore italiano in Giappone per conto del presidente Sergio Mattarella. Quali sono state le tue emozioni in quel momento? Ma quando sono stato contattato dall'ambasciata italiana a Tokyo, che mi ha contattato dicendomi di questa onorificenza, è stato veramente un motivo, sono stato un'emozione. E poi a giugno c'è stata la consegna, a giugno 2016, l'ambasciata italiana di Tokyo, quando il presidente l'ambasciatore Giorgi mi ha consegnato questa medaglia, che è stata, diciamo, firmata anche l'attestato del presidente della Repubblica Mattarella. È stata veramente una grande emozione, e questo è stato sicuramente grazie ai risultati sportivi di questi anni in Giappone, ma come parlavo prima, anche grazie all'impegno sociale che è iniziato nel 2011, aiutando tutta la zona del Tohoku in Giappone, che era stata colpita da terremoto e tsunami. Quindi è stata riconosciuta sia i risultati sportivi che l'impegno nel sociale. E grande soddisfazione, come si parlava prima, quest'anno il campionato del Super GT nel 2016 non terminato in terza posizione, ma è stato veramente un grande anno, grazie anche alla consegna di questa onorificenza. L'affetto della gente, di questa gente, di Sant'Anna, di Corrubio, in generale dei tifosi italiani, abbiamo visto oggi persone che ci hanno raggiunto anche da Como o da Rovigo, e quindi è importante per te? Sicuramente, essendo vivendo in Giappone già sono dal 2003, sono ormai 13-14 anni, sarebbe facile, è anche normale che la gente potrebbe dimenticarsi di un pilota come me, ma in questi anni c'è sempre stato grande contatto con tutte le persone, con tutti gli amici che avevo prima di trasferirmi in Giappone. Ci siamo rimasti sempre in contatto, e ogni volta che
ritornavo in questi anni, che sono ritornato qua a Sant'Anna del Faido, a Verona, mi hanno sempre accolto con grande amore, mi hanno fatto sentire che nonostante la lontananza mi sono vicini, e anche oggi, qua il giorno dell'Epifania, c'è stata una grande festa, e nonostante diciamo il campionato, non siamo riusciti a vincere il terzo campionato di fila, che sarebbe stato un nuovo record, comunque si è celebrata una stagione molto positiva, e questo mi dà veramente la carica per partire alla grande in questo 2017. Ci sarà una nuova sfida e farò del mio meglio nel Super GT per essere qua di nuovo a fine anno per celebrare prima di tutto assieme, essere assieme a tutti, che è la cosa più importante, poi si spera di celebrare qualche nuova affermazione nel campo sportivo.